che cosa illumina poi questa luce in particolare? Il rapporto tra il soggetto, non sto parlando di soggetto poetico, ma anche naturalmente tra il lettore, l'individuo e la storia e il suo presente. Perché se andiamo a prendere da certi del presente, e Balestrini questo ha fatto fin dall'inizio, no? Rendendosi conto come la, al pari, no? Della grande poesia di Pound, di Eliot, no? Che la realtà, la cultura europea, la cultura occidentale, una cultura ormai di detriti, di, appunto di rovine, per andare a prendere questi ricercati e porli in modo da creare delle fratture, delle scintille, appunto da aprire questi spiragli, è quanto si può suggerire al lettore. Per educare il lettore, ma in una maniera, come abbiamo sentito, estremamente garbata, ironica, anche a volte auto-ironica, tanto da non consolare il lettore, ma appunto da risvegliarlo. L'ultimo testo che ha letto Nanni Balestrini è il coro primo di Elettra, è una delle sue opere poesie, e non è l'unica Elettra, ce ne sono altre, e è lì la costruzione di un montaggio, avete sentito anche in Empty Cage, è unita al principio della ripetizione con variazione di posizione, che è quanto appunto, a mio giudizio, garantisce poi l'efficacia di questi testi, cioè la funzionalità proprio strutturale di questi testi, che hanno una gabbia, peraltro, appunto come Cage, una gabbia ferrea molto spesso, fondata o su un principio, forse potremmo dire, a volte di area controllata, a volte numerico, a volte alfabetico, ma comunque una struttura che ne garantisce il funzionamento. Parlavo della storia e con questo poi vorrei chiudere. Il rapporto nei confronti della storia è un rapporto evidentemente sempre anche politico, ideologico. A questo sappiamo che ogni forma di espressione, no? Una forma di espressione è sempre veicolo di ideologia, no? Da che punto il binomio di ideologia e linguaggio è stato, come dire, esposto e ben spiegato da Sanguinetti. La storia non è, l'abbiamo ascoltato, è una storia congelata, no? È una storia scritta necessariamente dai vincitori, dunque è qualcosa che va sovvertito. E nella lunga opera di Balestrini in versi, in poesia, abbiamo il modo di guardare come nel tempo lui si sia espresso a favore di un antistoricismo radicale che sovverte, mescola le carte e quindi non rimette a posto le cose così come il potere vorrebbe e pretende che sia in ordine, ma rovescia quello che noi ci aspetteremo, quello che il potere ci ha raccontato, che la comunicazione impone, comunicazione che è una forma di potere. Per cui fin dagli anni 60, e la poesia diciamo, dei primi decenni di Balestrini è nel primo volume che raccoglie la sua opera completa, appunto pubblicato da Verica Prodi, nel caso della cura e l'introduzione di Ivan Lorenzini, fin dai primi anni 60 questo è stato molto chiaro. Penso a un testo come Che le terre, che appunto inizia con mettiamo le cose a posto e poi sovverte completamente, aggiungendo e mescolando alcuni fatti della storia e anche l'apparenza, i primi documenti del volgare. Quindi anche quello è un testo degli anni 60 che riflette su se stesso, riflette sul mezzo, cioè sulla scrittura, perché ci sono piccoli lacerti dei primissimi documenti del nostro volgare, no? Del Placido Capuano, che le terre evidentemente, all'Indovinello Veronese. Ma la scrittura lì si rende molto chiara, è correa di una certa inclinazione del potere, cioè di un'inclinazione appunto storicistica, perché si chiude il testo
dopo aver parlato degli imperatori dell'Ire, dopo aver parlato dell'oleodotto, con una chiara indicazione sul processo, cioè la scrittura era, in quel caso è stata la prima apparizione della scrittura, una attestazione di proprietà, no? E la proprietà è il potere, insomma, possiamo facilmente dedurre tutto questo. Come si sovverte la storia? Si sovverte appunto tagliando, ed è il meccanismo del montaggio, tagliando, facendo saltare la continuità, questo secondo un principio beniaminiano che lo credo sotteso a tutta la produzione di Balestrini, molto chiaramente sotteso lì, e appunto rimescolando le cose, mettendole in un contatto diretto tra di loro, in modo che se ne veda la giuntura, ma si veda anche il momento in cui la frizione non si può più tacere, quindi è evidente questa frizione. E per adesso mi fermerei, lascerei di nuovo la parola a Nanni Balestrini e alle sue letture, e poi pronta naturalmente, se necessario, a riprenderla anch'io.